Per un comune giovane e pulito, il 13 e il 14 aprile vota Gerardo Lovito. Candidato alla carica di consigliere comunale al comune di Atella nella lista centro-sinistra. Vota Gerardo Lovito. Rosso sta riprendendo. Per renderlo in un buono stato d'uso. Smembramento dell'ufficio tecnico per accontentare qualche compagna che ha portato una paralisi delle attività edilizie. E chiediamo agli imprenditori atellani come sono stati trattati in questi 3 anni. E il parco, sì, il parco, signori, dove il sindaco viene in un primo consiglio rassicurando che i cittadini di Monte Sirico, Sant'Ilario e Sant'Andrea erano a favore dell'ampliamento del perimetro. Consiglio pubblico, nonostante il forte protezionismo dell'ampliamento del parco, forse anche qui per garantire qualche posto, si è scelto di mettere in campo gente seria, motivata, gente che si dedica alla propria professione per il paese. È una squadra molto qualificata e non una coalizione che vanno a riproporre un ex assessore che non ha fatto niente per il nostro paese, dove ha avuto la possibilità di fare qualcosa. Mi dispiace dirlo, è qualche ex compagno che arriva alle competizioni locali e cambia sempre bandiera, solo per interesse personale e non per interesse della comunità, ma soprattutto prendendo in giro i giovani atellani, facendo fare solo dei colloqui, promettendo posti di lavoro per tutti, quasi come la nuova apertura di un nuovo stabilimento Fiat ad Atella. Come potete vedere, il nostro amore per il paese e i cittadini è tanto, e sono sicuro che con il vostro contributo porterete le nostre motivazioni in tutte le case di amici e parenti. Grazie. Riteniamo prioritario individuare nell'ambito delle proprietà comunali spazi specifici per l'aggregazione giovanile. Identico impegno va riservato alla popolazione meno giovane, gli anziani, che necessitano di particolare attenzione, ma che sono soprattutto, costituiscono soprattutto una grande risorsa e potenzialità quando sono disponibili e in grado di aiutare gli altri con la presenza nella vita sociale della comunità. Si stanno sforzando di semplificare non solo il linguaggio, ma anche il tema di come riavvicinare la gente ai luoghi delle istituzioni. Voi sapete che si parla di stipendi eccezionali per i politici e su quello la politica deve fare una seria inversione ad uno. Per un comune giovane e pulito, il 13 e il 14 aprile vota Gerardo Lovito. Candidato alla carica di consigliere comunale al comune di Atella nella lista centro-sinistra. Vota Gerardo Lovito!